lo stronzo di Fletch. Ben arrivati a Timeline, buon sabato a tutti, tra pochissimo intervisterò un grande ospite sui social, Super Luna, la luna più grande e brillante del 2019, così è stata definita. Io do il benvenuto, posso dire dallo spazio, a Timeline, a Umberto Guidoni. Ben arrivato a Timeline. Grazie. Grazie per aver accettato l'invito, grazie Guidoni. Allora, secondo lei Guidoni... Così la butto lì, hai visto che luna? Parliamo della superluna. Partiamo subito, Guidoni, Instagram, visto che la luna insomma la conosce bene, possiamo dire che fenomeno è questo della superluna? Beh, è un fenomeno per cui la Luna, percorrendo l'orbita intorno alla Terra, si avvicina e si allontana. L'orbita non è perfettamente circolare e quindi quando è più grande è perché c'è più vicino, si chiama era soprattutto una, come dire, una fra. Lei insomma la Luna la conosce bene e infatti lo ricordiamo, lei due missioni spaziali nel 96 e nel 2001, che effetto le fa rivedere queste immagini? Beh, è sempre una grande emozione. 4K, addirittura 8K sono splendide, sono veramente... Nel 96 non c'era il 4K. No, non c'era il 4K. Comunque rimane sempre un'immagine spettacolare, quella della Terra vista dallo spazio. È una grande emozione anche quando la vedi semplicemente sul vivo. Una cosa che si può fare solo nello spazio, chiaramente. Certo, e tutti quei cavi che vedevamo, quei bottoni, lei vedeva che li toccava liberamente, non stava facendo nulla di grave, si possono toccare? Sì, diciamo, sono protette con dei coperchietti di plastica. Okay. Questo è interessante, però rimaniamo sempre su di lei e leggiamo questa notizia. La scrive su Twitter, HD Blog, aumento dei terrapiattisti, i ricercatori. I terrapiattisti starebbero aumentando, la Terra è piatta sostanzialmente, questa forma. Allora, terrapiattisti e terrapiattisti, Guidoni. Vabbè, i terrapiattisti, alcuni testi scritti migliaia d'anni fa, avevano tutte le ragioni per dire così, non c'è molto da dire. Il fatto che siano aumentati, diciamo, i fake news, la Terra piatta, ma non ce n'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessun argomento che è difendibile. Voglio dire, basta vedere, cioè, la Luna nell'emisfero nord, nell'emisfero sud si vede capovolta, il che vuol dire chiaramente che siamo a testa in giù. Basta, se fosse pianta non sarebbe possibile. You know, really understand sometimes with a terrible burden it is to know some of the things that I know. To try to wake people up and impart this knowledge to them. And find out that they just have walls built in front of them. They want to be slaves. Now I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. Magari così per errore incappano in questi video e credono a questi video, non credete a... Io credo che l'unica cosa che può funzionare è la ragione critica, cioè la capacità di vedere anche le altre spiegazioni, che mi sembrano più sensate. L'effetto Pac-Man, uscire dalla terapia. Trump parla spesso su Twitter dell'esercito spaziale. Trump vuole creare una sorta di, possiamo chiamarlo, forza dell'ordine spaziale, esercito spaziale, e immagina la Luna. Cos'è questo esercito spaziale? Sì, in realtà lui sta facendo una vera e propria forza armata spaziale. Ma siamo come a Star Wars, dobbiamo preoccuparci? Beh, non lo so se dobbiamo preoccuparci, certo non è un buon segnale. If you're living in a bubble and you haven't got a care, well, you're gonna be in trouble, cause they're gonna steal your air. Cause what you got is what we need, and all we do is dirty deeds.
diciamo, lo spazio è sempre stato ovviamente utilizzato per l'informazione, no? Anche militare, ci sono state le spie da decenni, e finì niente di male, venivano gestite dall'aeronautica militare americana, così come accade in tutti gli altri paesi, insomma. Un'altra forza armata specifica nello spazio fa... Ah, andiamo bene con questo oggi, ma chi ce l'ha mannato? Sarei tantissimo, siamo in storia veramente a Star Wars, la lotta tra il bene e il male, vedremo che cosa accadrà. Grazie a Umberto Guidoni per essere stato qui con noi, davvero per me è un grandissimo onore, ci vediamo sabato prossimo a Timeline Focus, grazie a tutti. Chi meglio di Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico, ci può dire... È una delle domande che mi fanno più spesso, però in fondo noi ci siamo spostati solo di qualche centinaio di chilometri dalla superficie terrestre, quindi non siamo andati molto, molto lontani. Abbiamo la stessa probabilità di incontrarli di tutti quelli che stanno sulla Terra. Roma, insomma. Via Tiburtina, esatto. Come la signora. Ma secondo lei... Se noi prendiamo il numero di stelle in una galassia, 100 miliardi di stelle, 100 miliardi... Ma che cazzo stai a dire? Viene un numero che non sappiamo... Certo, per stare da calcolare. Soli sarebbe un po' sprecato, no? Come diceva Carl Sagan, un altro astrofisico, sarebbe veramente uno spreco di spazio se fossimo realmente. Gli unici. Senta. Di questi argomenti se ne parla più per come cultori di fantascienza, quasi tutti gli astronauti sono innamorati della fantascienza, forse è quello il primo elemento di fascinazione quando si è piccoli che poi ti porta a studiare e a impegnarti per diventare astronauta. Quindi ci piace parlare magari di un film piuttosto che di una serie come Star Trek. Ma lei, che ovviamente conosce più lo spazio di noi... Non ci sono dati di fatto. Le distanze che separano le stelle sono enormi e per noi sono distanze impossibili da gestire. Quindi possiamo immaginare... Ma lei, che ovviamente conosce più lo spazio di noi... No? Sì, quello secondo me è veramente un trucco, nel senso che credo che sia stato anche stabilito che c'era qualcuno che lo faceva proprio e ha dimostrato come farlo. Io sono sempre molto affascinata dalle sue cravatte, qui sono razzetti, missili... Durante l'addestramento andavamo spesso a Roswell, che è praticamente l'aeroporto della base 51, la base 51 è militare, non si può entrare, però l'aeroporto più vicino è Roswell, e lì vendono gadget e anche cravatte con gli alieni, quindi insomma ormai è diventato anche un business. La prossima volta. La prossima volta la compro. L'aspettiamo. No, beh, quello fu dimostrato già da tempo che era un fotomontaggio, una bufala appunto. In futuro l'esplorazione dello spazio ricomincerà, probabilmente torneremo sulla Luna, e questa ormai i viaggi nello spazio sono diventati routine al punto che qualcuno comincia a pensare addirittura a utilizzarli per chi non è necessariamente un astronauta di professione. Parliamo di turismo che all'inizio sarà prevalentemente intorno alla Terra, ma che in futuro potrebbe interessare anche Marte. Elon Musk ha lanciato la provocazione di inviare dei turisti sulla Luna, ovviamente ci vorrà un po' di tempo, ma questa è una possibile, un possibile sviluppo di quella che è l'investimento che i privati stanno facendo nell'esplorazione dello spazio. It's just literally a normal car in space, which I kind of like the absurdity of that. And if you look closely, you can tell it's real because it looks so fake, honestly. Da un lato, ovviamente, noi dobbiamo immaginare delle strategie, per esempio nel momento in cui metteremo piede sulla Luna o su Marte, per salvaguardare quelle che sono le condizioni del pianeta su cui atterriamo. Dall'altra, naturalmente, c'è una possibilità di sviluppo notevole e quindi anche di realizzare delle basi e quindi inevitabilmente... È ovvio che le droghe facciano male.
Ma come si può credere una cosa simile? Vorrei aggiungere, anzi, che nessun paese all'infuori dell'America possiede i mezzi e l'attrezzatura industriale per costruire navi spaziali.